The Bears. Dunque, vi ricordate quando eravate piccoli che dormivate la notte e poi all'improvviso vi svegliavate, iniziavate a dare di matto e poi vi mettevate ad urlare per tutta la casa senza alcun motivo? No? Non lo facevate da piccoli? Già, beh, nemmeno io. Ma sapete chi lo faceva? Il mio amico David. Ora, non so cosa fosse, ma ogni tanto il cervello di David si inceppava mentre dormiva. Iniziava a dare di matto e ad urlare per tutta la casa come se gli avessero sparato col fucile. Non so se fosse sonnambulo, o avesse avuto degli incubi terribili, o se il suo culo fosse stato in Vietnam e avesse dei flashback della guerra. Ma qualunque fosse il motivo, ti spaventava a morte se passavi la notte a casa sua. E l'ho visto impazzire in molte occasioni. La prima volta che è successo è stata nel bel mezzo della notte a casa sua, e io stavo dormendo nel letto inferiore del suo letto a castello, quando all'improvviso David comincia ad urlare nel mezzo della sua camera. Ora, il mio culo delirante dovette valutare la situazione molto in fretta, e naturalmente giunsi alla conclusione che David fosse posseduto dal demonio. E che volesse uccidermi a mani nude quasi di sicuro. Uscì dalla sua stanza urlando. Nel mentre, sua mamma stava ancora dormendo in qualche modo, totalmente ignara del caos di mezzanotte che stava succedendo. E non scordate che all'epoca avevo 9 anni, non avevo idea di che accidenti fare. Era il 1999, per l'amor del cielo. Non è che ci fosse un maledetto Echo Dot nella stanza a cui poter fare una domanda. Ehi Alexa, cosa si dovrebbe fare quando il tuo amico è posseduto dal diavolo? Mi dispiace, non saprei dire. Ah, ok, beh, immagino che andrò a farmi fottere allora. Quindi cosa fare in una situazione del genere? Beh, vi dico cosa feci io. Mi chiusi a chiave nel bagno, ecco cosa feci. Non so cosa stia succedendo, ma puoi scommetterci le chiappe che non sarò più qui quando farà quella camminata all'indietro da granchio giù per le scale. Sbirciai fuori dal bagno per vedere se la via fosse libera. Il potere di Cristo ti respinga! Il potere di Cristo! Ah, Cristo santo! Alla fine il suo culo sarebbe riuscito a calmarsi, il suo cervello si sarebbe resettato e lui avrebbe iniziato a comportarsi normalmente. Era solo questione di tempo. Uscii dal bagno e dissi: amico, ma che diavolo è appena successo? Di che stai parlando? Ah già, ogni tanto mi sveglio e do fuori di matto. Non so perché lo faccio. Vuoi giocare con il Sega Mega Drive? Quindi è inutile dire che fosse un po' un azzardo rimanere a dormire a casa di David. Ma il problema non era la sua casa, sarebbe impazzito anche a casa mia. Saremmo stati in camera mia a dormire quando all'improvviso si sarebbe tirato su dal letto come Linda Blair. Ah! Oh, dannazione, non di nuovo! Avrei dovuto tipo tirargli un furby per guadagnare un po' di tempo, per poi fuggire dalla mia stanza come se la fottuta casa fosse stata in fiamme. Sarei dovuto andare di sotto dove i miei genitori giocavano a carte per poi dire: ehi, il mio amico è posseduto dal diavolo e sta uscendo di testa, posso giocare a carte e bere birra con voi, ragazzi? Ma di tutte le volte che ho visto David dare di matto, c'è stata una notte in particolare che mi è rimasta impressa, ovvero quella in cui io e David siamo rimasti a dormire a casa del nostro amico Steven. Fu una tipica serata estiva, passata a mangiare patatine, rimanendo svegli tutta la notte a giocare partite da 50 turni a Mario Party 2. Farei meglio a non rubarmi la stella o scaraventerò il tuo culo fuori dalla finestra. Ti avevo detto di non farlo, maledizione! Ma alla fine collassavamo tutti nel salotto. Me ne stavo a dormire sul divano, con il controller ancora in mano. Andava tutto a meraviglia. Ma indovinate che ora fosse? Proprio così, erano le sclero male in punto. Ancora una volta, all'improvviso, David iniziò ad urlare come fosse un maledetto pterodattilo. Io mi svegliai e vidi il suo culo correre intorno a Steven e a suo fratellino. Loro se ne stavano sul pavimento, cercando di evitare movimenti o il contatto visivo come se fossero ostaggi in un dannato rapimento. La mamma di Steven, che a quanto pare aveva il sonno molto più leggero di quella di David, corse giù per le scale con una mazza da baseball, convinta che ci fosse un fottuto Wolverine in casa. Ma invece trovò un bambino di 9 anni con il deficit dell'attenzione, che correva come un pazzo per casa sua. State tutti calmi, lasciate che il diavolo faccia il suo corso. Tornerà normale entro 15 minuti circa, quindi lo abbiamo steso al suolo come dei fottuti agenti dei servizi segreti dopo un tentato omicidio. La mamma di Steven chiamò quella di David tipo alle 6 del mattino. Sì, avrei bisogno che venissi a prendere tuo figlio, sta andando di matto e io sto per commettere un'aggressione aggravata con una maledetta mazza da baseball. E ovviamente David alla fine si calmò. Era molto confuso e non aveva idea di cosa stesse succedendo. Lasciatemi stare, che diavolo è successo? Vi va di giocare con i Sega Mega Drive? Oh, sei completamente impazzito, ecco cos'è successo! Stavi gridando e strillando ovunque come se fossimo in un dannato supermercato, non può succedere in casa mia! Quindi la madre di David venne a prenderlo all'alba, e quella fu l'ultima volta che gli fu permesso di dormire a casa di Steven. Già, ho quasi dovuto tirare un Ted Williams e stendere tuo figlio con una mazza da baseball! Cavolo, dovreste far firmare una liberatoria prima di lasciar dormire fuori questo piccolo stupido asino! Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito, fatecelo sapere qui sotto nei commenti! E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo! E ora passiamo a un po' di salame e un po' di prosciutto ai salumi. Allora, io che sono Sal ci tenevo a salutare Alberto Abanero. Ciao Alberto, quando vuoi vieni a sfidarmi sulla mia arena. Oh, hey, io sono Carl e volevo salutare Mary Sussi. Ciao Mary, se vuoi contribuire al mio drago di carne ti aspetto a casa mia, non mancare. Ciao, io sono Watson e volevo salutare Alex Marco 07. Ciao Alex, io e Sherlock ti aspettiamo nel nostro coffee shop di fiducia per fumare il bong insieme.
non mancare. Allora, io che sono Kirby, ci tenevo a salutare Gabri Capra. Ciao Gabri, mi raccomando, tifami alla Video Game Competition se mai ritornerà.